37 gol hanno caratterizzato la seconda giornata di campionato, goleade un po' su tutti i campi ad eccezione di Brescia-Torino e Genoa-Roma terminate sullo 0-0. La nostra rassegna inizia da Pescara-Milan, locali in vantaggio al primo minuto con Allegri servito da Massara. Il Milan pareggia al terzo con Maldini su angolo di Donadoni e si porta in vantaggio al sesto con una mezza rovesciata di Lentini. Ma all'undicesimo una punizione di Nobile deviata da Baresi sigla il 2-2 ed il libero milanista si ripete poco più tardi su una bordata di Allegri. Massara entra in porta direttamente con il pallone per il 4-2 pescarese, ma tra il 28esimo e il 29esimo una doppietta di Van Basten riporta di nuovo il Milan sul 4 pari. Ecco il secondo dei due gol di Van Basten del primo tempo, al 73esimo il 5-4 definitivo siglato da Van Basten. Primo gol juventino in campionato siglato da Köhler di testa su cross di Di Canio, raddoppia Müller al 40esimo, poi è l'Atalanta a accorciare le distanze con un'azione di Ganz che sfrutta un'incertezza di Julio Cesar. La Juve si porta sul 3-1 al 76esimo con questo colpo di testa di Vialli e chiude l'incontro all'84esimo con questa bordata di Müller. Sampdoria in vantaggio ad Ancona al 24esimo con Jugovic, ma i locali pareggiano al 37esimo con Ermini sotto misura. Al 44esimo ancora un'incertezza della difesa doriana e Detari di testa può appoggiare il 2-1. Prodezza di Mancini al 60esimo per il pareggio 2-2 e al 76esimo il 3-2 su questa autorete di Ruggeri. Napoli in vantaggio a Foggia al decimo con Fonseca. Pareggia al 15esimo per i locali bresciani. Napoli di nuovo in vantaggio al 38esimo con una punizione di Zola. Al 43esimo ancora Bresciani sigla il 2-2, poi nella ripresa il Napoli va a segno due volte, al 58esimo con Careca e all'89esimo con Fonseca. L'Inter in vantaggio con il Cagliari al 7° minuto grazie a Bianchi, raddoppia al 16esimo con Bergomi, abile ad infilare da due passi. Accorcia il Cagliari al 53esimo con Oliveira e 3-1 per l'Inter siglato da Shalimov. Parma Udinese in vantaggio ai locali con Grun al quarto, raddoppia Spriglia in chiusura di tempo, accorcia le distanze per l'Udinese Balbo al 50esimo in azione di contropiede e gol definitivo siglato al 70esimo da Melli su assist di Osio. Lazio Fiorentina 2-2, in vantaggio i Viola con Battistuta al 9° minuto, pareggia Signori su rigore al 20esimo, poi Dolla al 33esimo scarica il destro per il 2-1 laziale, ma al 72esimo ancora Battistuta approfitta di un'incerta uscita di Fiori e sigla il 2-2 conclusivo. E dopo i gol vediamo come si presenta la classifica di Serie A dopo la seconda giornata di campionato. In testa c'è già una sola squadra, il Milan, con 4 punti. Quindi Juventus, Napoli, Sampdoria, Torino a quota 3. Atalanta, Brescia, Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Parma, Pescara, Udinese 2 punti. Roma e Cagliari 1, Foggia ed Ancona 0 punti. Abbiamo visto dunque questa giornata di campionato ha offerto questo grande spettacolo, questa grande goleada, sono 37 gol segnati in questa giornata. Giorgio, quello che ti vorrei domandare subito è certo. Questo, si dice sempre gol è uguale spettacolo, però magari tanti gol possono voler dire qualcosa sì. di meno dal punto di vista tecnico. Ma io ritengo che anche quest'anno purtroppo con la nuova regola del passaggio indietro le difese sono terrorizzate da questa nuova regola. Infatti si vedono tanti sbagli e si vedono tanti gol, questo è bello però per il pubblico che almeno allo stadio si diverte. Ecco, secondo te è bello per il pubblico, gli allenatori invece cosa pensano di questo? Gli allenatori non dormono la domenica sera secondo me perché veramente devono fare degli accorgimenti tattici alla propria squadra. Dunque noi abbiamo un'opinione su quello che è successo ieri in campionato, l'opinione tra l'altro di un allenatore che della sua squadra sta facendo veramente dei grandi risultati ed è Nevio Scala, l'allenatore del Parma. Sentiamola insieme e poi la commentiamo con Giorgio Chinari. Credo che sia difficile raggiungere certi traguardi tutte le domeniche, però c'è un trend positivo, i nuovi allenatori credo che abbiano una mentalità nuova rispetto agli allenatori di qualche tempo fa e quindi lo spettacolo sicuramente ne godrà. Sei d'accordo, no? Sono d'accordo, veramente sì, perché sì, tanti nuovi allenatori cercano di fare lo spettacolo, però nelle prime partite sarà così. Io ritengo che però andando avanti nel campionato faranno veramente gli accorgimenti perché sennò retrocedono certe squadre. Bene, entriamo nello specifico, parlando di qualche squadra, io direi possiamo ovviamente partire dal Milan che è già in fuga, 4 punti nelle prime due giornate, però quanti gol subiti rispetto soprattutto a quella che era la passata sì. stagione e quanti problemi con questi stranieri? No, hanno dei problemi Milan, questo è sicuro, però il Milan è una squadra che veramente, come dice Galeone, è marziana, però allo stesso tempo Capello ha dei problemi dietro anche perché si vede che qualche giocatore non è in forma, infatti ieri se c'era il Pescara che era un po' più accorta sicuramente avrebbe perso la partita.
però il Milan sa, c'è quei giocatori davanti che ti risolvono sempre la situazione. La Juventus invece sembra aver preso il solito ritmo, magari non eccezionale in trasferta, in casa però addirittura 4 gol, Platt di nuovo in tribuna e Müller dà ragione a Trapattoni e soprattutto all'avvocato Agnelli, che è un suo grande estimatore, con una doppietta di grandissimo spessore tecnico. Sì, comunque per Platt ci sarà sicuramente tempo, perché adesso sicuramente Trapattoni lo utilizzerà in certe partite con squadre che sono veramente di livello inferiore, tenendo fuori Julio Cesar e mettendo dentro Platt. Comunque la Juventus sì, in casa gioca molto bene, ma io l'ho vista la prima partita a Cagliari, mi ha deluso molto. Speriamo che adesso con questa vittoria si presenti un po' nella prossima trasferta con un altro aspetto. Intanto comincia a prendere piede anche la Sampdoria di Eriksson, che segna molto, però subisce anche molti gol. Questo passaggio a zona sembra, nonostante l'acquisto poi di Walker, che dovrebbe rinforzare un reparto già che può contare su Vierchiuda e su Manini, invece anche ieri ad Ancona qualche problema, due gol un po' simili, direi. No? Infatti le due difese più forti sono la Juventus e la Sampdoria. La Sampdoria già ha subito 4 reti, si è visto anche i due gol che ha subito ieri, che la difesa c'era un po' da registrare. Secondo me c'è qualche giocatore che ancora non ha capito la zona di Eriksson. E l'Inter? L'Inter c'è il suo problema, l'Inter deve far entrare Sosa, perché sennò non andrà molto lontano. Schillaci si è visto, non è nel massimo della condizione, e poi Sosa è un giocatore che non si può fare a meno. Dunque, quindi tutte queste squadre che sono le grandi favorite, insieme al Napoli che ieri è passato a Foggia per 4-2, c'è un po' un destino nel confronto di queste due squadre, che sono sempre bellissime partite. Io ho visto la partita tra Foggia e Napoli, 50 minuti giocati a ritmo forsennato, un Napoli che ha quel qualcosa in più, perché davanti direi che è veramente formidabile. Sì, ma parlando di difesa, anche il Napoli c'è il problema di difesa, perché secondo me non ha, il libro non è quello del migliore, ha dovuto ripiegare sempre su questo giocatore, che però d'altronde sai, il Napoli c'ha quei uomini davanti, anche loro, che fanno la differenza e che fanno i gol, questa è la cosa più importante nel calcio. Bene. Il sipario sulla Coppa dei Campioni ed il Milan si fa trovare pronto alla recita. Pescara ha insegnato che non bisogna sottovalutare mai nessuno ed ecco che si comincia subito a gran ritmo. Al quarto, punizione di Evani per Gullit, spiovente in area e testa di Maldini. Al quinto, Lentini è bravissimo a trovare spazio e a crossare dalla sinistra verso il centro dell'area. Per Van Basten è il primo invito al gol, non lo spreca, e per il Milan è l'1-0. L'Olimpia Lubiana accusa il colpo ed un minuto dopo ecco scaturire il secondo gol. Traversone di Maldini, respinta di Agialagic e conseguente ed imprendibile risposta di Albertini, 2-0. Albertini prova ancora il tiro al 12esimo, ma Simeunovic stavolta non si fa trafiggere. Al quarto d'ora ancora brividi per la retroguardia slovena. Discesa di Van Basten, palla da Papena a Gullit che da posizione impossibile lascia partire un tiro che carambola sul palo. E ancora il palo, un minuto più tardi frena la veemenza del tentativo di Evani dalla lunga distanza. L'avversario è modesto, ma il Milan non lesina energie e giocate veloci, mantiene la concentrazione e la pressione sui suoi avversari. Gullit sulla fascia è un motore inesauribile e Van Basten è sempre pronto a raccogliere i suoi suggerimenti. La porta del Lubiana è un bersaglio. Al 38esimo tiro di Albertini e insidiosa deviazione di Gullit. Al 39esimo botta di Evani e pronta risposta di Simeunovic. Nella ripresa il copione non cambia. Al quarto minuto Milan avanti. Ancora una volta Gullit il migliore in campo. Sgroppata sulla destra. Suggerimento per Van Basten ed inevitabile 3-0. La porta rossonera non subisce alcun pericolo e c'è quindi spazio per un fraseggio Papen-Van Basten. Donadoni subentra a Lentini, mentre Gullit, inesauribile, caparbio ed irriducibile, lotta su ogni pallone e al 64esimo confeziona un assist sul quale si getta Papen, pronto a firmare la quarta rete milanista. Inizio positivo quindi del Milan in Coppa dei Campioni, poco pubblico ma tanti gol e direi due olandesi versione super stasera. Ma penso che è sempre merito alla squadra se possiamo giocare bene. La squadra stasera si era messa bene in campo, ha fatto girare veloce la palla, così questo è sempre un vantaggio per gli attaccanti. Senti, dopo più di un anno di attesa, com'è stato questo ritorno in Coppa dei Campioni? Per me è stato più di un anno, perché ho avuto anche quella espulsione, no? Quindi quasi 2 anni. Comunque questa partita qui è una partita che non era così tanto emozionante come siamo abituati. Comunque devi anche vincere questa partita e siamo riusciti a fare un bel risultato. Ha vinto anche il Parma per 1-0 contro gli ungheresi dell'Uipest nel primo turno di Coppa delle Coppe. Generosa ma sfortunata nel risultato la prestazione degli uomini in Nevio Scala, nettamente superiori ai maggiari.
Il calcio a volte non paga, è ciò che è accaduto al Parma contro i modesti ungheresi dell'Újpest. L'avvio dei gialloblu è stato veemente, dopo un paio d'azioni d'assaggio ha avuto inizio il tiro al bersaglio. Gli ungheresi poco hanno potuto contro le folate offensive degli incursori di Chiara e Benarrivo, soffrendo la mobilità di Asprilla, ma ancor più le conclusioni di Melli. Solo grazie alle prodezze del portiere Groff, il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0. Col passare dei minuti la morsa parmense si è allentata, ma solo in fase conclusiva. A dare una mano ai ragazzi di Scala ci ha pensato però il difensore Berz, espulso al 40° per doppia ammonizione. Neanche questo però è servito a sbloccare la situazione, perché allo scadere Melli in un minuto dapprima si è impappinato al momento decisivo e poi, quando sembrava fatta, è stato grande Groff a togliergli la soddisfazione del gol. Il giusto premio per il Parma è giunto però al terzo della ripresa, per merito di Asprilla, salito in cielo ad incornare il perfetto cross di Benarrivo. Sempre lui ha fallito di poco il raddoppio con un bel tiro a volo e imbeccato poi Pin, finito in rete al posto del pallone. Purtroppo però a far da contraltare c'è stata la serata no di Melli, che per la seconda volta non ha saputo tradurre in gol un altro prezioso assist. Ancor più grave l'errore al 25°. Di Chiara si è procurato un rigore sull'atterramento di Axel, ma dal dischetto Melli, dopo aver spiazzato il portiere, ha colpito la traversa. La sfortuna si è trasformata in rabbia quando Grun, dopo aver già sforato il gol al 28°, si è reso protagonista di un altro colpo di testa, respinto forse già oltre la linea. Un episodio che potrebbe risultare decisivo in vista del ritorno in Ungheria, quando difendere l'unico gol di vantaggio non sarà certo cosa facile. Una partita dominata dal primo al 90° dal Parma, tante azioni da gol, purtroppo una sola rete, una forse chissà fatta. Troppo poco, Scala non si può dire niente, il Parma ha giocato veramente bene. Ma sì, anche sono convinto che questo sia anche un buon risultato, perciò resta l'amarezza, ma forse neanche una parola troppo pesante, il rammarico di non aver messo a segno qualche rete in più, però andiamo a Budapest tranquilli, l'1-0 può anche essere sufficiente. Ho anticipato il portiere su un angolo e credo che uno l'ha salvato sulla linea e mi pare che era entrata, ma qualche giocatore ha detto di no. Abbiamo mancato anche un rigore, peccato, ma lo faremo alla partita di ritorno. Due o tre occasioni, purtroppo il portiere è stato anche bravissimo, poi su quella del rigore cosa è accaduto? C'è stata troppa forza, si è alzata la palla, ha preso la traversa e poi è cascata sulla riga. Però ecco, è una giornata per me abbastanza non positiva, sono sotto il profilo del gol. Speriamo di farci a ritorno. Del Torino, le squadre italiane hanno davvero dominato in termini di gioco e di gol. Juventus, Napoli e Roma hanno segnato complessivamente 15 reti, passando praticamente il turno. Problemi invece per il Granata di Mondonico, sconfitti a Norrköping 1-0. Come previsto è stata una pura formalità per la Juventus superare l'Anartotis Famagosta, una squadra formata in gran parte da dilettanti e con un paio di professionisti di buona levatura. Passano solo 3 minuti e Di Canio porge a Roberto Baggio il pallone dell'1-0. Negli ampi spazi della difesa ospite i bianconeri si inseriscono a piacimento. Uno di questi è Vialli, che nel giro di 2 minuti impegna altrettante volte l'estremo difensore cipriota. Il raddoppio giunge al 10° e porta la firma di Möller. La Anartotis tenta di reagire, poco prima alla mezz'ora manda alla conclusione il centrocampista Castanas. Dopo questa gran punizione di Möller, Vialli porta a 3 i gol della sua squadra, un'azione manovrata che ha visto protagonisti anche Baggio e Möller. E allo scadere Conte, con un'azione personale, segna il 4° gol della Juventus. In avvio di ripresa si rivedono gli ospiti che nel volgere di pochi minuti tentano la via del gol. Gol che invece realizza Vialli, ben servito da Ravanelli. L'ex reggiano si rende ancora protagonista alla mezz'ora, porgendo al giovane Torricelli il pallone del 6° gol. Una grande soddisfazione per un giovane debuttante in campo internazionale. A questo punto i padroni di casa si rilassano, consentendo agli ospiti di realizzare il gol della bandiera con Kespaia e sfiorare il raddoppio proprio allo scadere della partita. Io sono qua, sono contento della fiducia che mi dà il mister, che mi ha dato anche il presidente, tutti quanti, compagni di squadra, cerco di ripagarli nel migliore dei modi. È chiaro che giocando ogni 3 giorni
dobbiamo così pensare anche magari alla domenica, visto che il risultato c'era favorevole. Trapattoni, un buon allenamento con un rilassamento finale. Sì, è forse la cosa che un po' mi dispiace dopo tante note positive, positive sul piano del gioco, positive sul piano degli esordi, vedesi Torricelli e vedesi lo stesso Conte, che mi sembra che abbia a livello internazionale giocato con una consumata esperienza, quindi a tutte queste belle cose è stato forse questo gol preso in ultimo e un parziale rilassamento che invece non va accettato. È stato un debutto amaro per gli uomini di Mondonico, lo scorso anno protagonisti in Coppa UEFA, quando seppero raggiungere la finale prima di essere sconfitti dagli olandesi dell'Ajax. A Norrköping l'impegno sembrava a portata di mano, invece è uscita fuori a sorpresa la vittoria degli svedesi, squadra robusta e ordinata, ma nulla di più. Nel primo tempo spiccano quattro episodi, in apertura è Schifo a sfiorare il gol, sul passaggio di Sergio, la conclusione è alta sulla traversa. Al 25esimo una conclusione di Rodlund trova Marchegiani pronto a ribattere di piede. Al 31esimo è il brasiliano Casagrande ad avere l'occasione buona, ma l'attaccante torinista non trova lo specchio da due passi. Quindi al 42esimo un gran tiro del terzino di casa Moralic viene bloccato senza problemi da Marchegiani. Nella ripresa il Toro viene fuori a più volte dalla sensazione di poter chiudere l'incontro. Soltanto un brivido per i granata in avvio quando ancora Rodlund in contropiede arriva tu per tu con Marchegiani. Poi la partita passa in mano al Torino. Al 16esimo Aguilera centra per Casagrande, ma il brasiliano da due passi fallisce incredibilmente la deviazione vincente. Al 24esimo bella azione di Sergio sulla sinistra, dribbling a rientrare e potente destro sul quale si salva non senza affanni il portiere Eriksson. Ma proprio nel momento di maggiore spinta i granata devono incassare il gol della sconfitta. A 7 minuti dalla conclusione realizza Blolm con un preciso destro dal limite che filtra nell'affollata area torinista. Scosso dal gol il Torino si riversa in avanti, proprio in chiusura Casagrande ha sul piede la terza palla gol della serata, ma dopo il colpo di testa di Aguilera la sua conclusione si spegne sul fondo. Tra due settimane a Torino la gara di ritorno, per un Toro ben concentrato non dovrebbe essere difficile ribaltare il risultato di Norrköping. Davvero niente male il 4-1 della Roma ad Innsbruck, considerando che i giallorossi non potevano schierare due stranieri di peso come Hessler e Mihajlovic. Ci ha pensato Giannini a condurre per mano la squadra, proprio come vuole Vujadin Boskov. Certo, gli austriaci del Wacker hanno mostrato tutti i loro limiti, ma non dimentichiamo che le trasferte in ambito continentale diventano agevoli solo dopo che le hai condotte in porto vittoriosamente. Una Roma concentrata e spietata è passata in vantaggio al 15esimo, cross di Bonacina, torre di Rizzitelli e tocco in spaccata sotto misura di Capitan Giannini. 5 minuti dopo i giallorossi hanno raddoppiato con un micidiale contropiede di Caniggia, l'argentino, ha piazzato sul palo alla sinistra di Oraze il pallone del 2-0. Al 34esimo gli austriaci hanno accorciato le distanze con Baur, la sua conclusione potente ha toccato il palo ed è finita alle spalle di Cervone. Ma al 41esimo la Roma è tornata avanti di due gol. Dopo una bella iniziativa di Caniggia la difesa del Wacker ha respinto corto e Giannini con un sinistro da ricordare ha infilato all'incrocio dei pali il 3-1. Nella ripresa, con la Roma sempre padrona delle operazioni, Rizzitelli ha lasciato il posto a Muzzi e il giovane attaccante giallorosso ha ripagato la fiducia di Boskov segnando il 4-1 con un destro a girare che si è insaccato sul palo più lontano. Ora per i giallorossi il ritorno all'Olimpico non riserva davvero motivi di preoccupazione. Nel segno di Fonseca il ritorno del Napoli in Europa dopo due anni d'assenza per cancellare l'onta dell'unico precedente spagnolo. Eliminazione con il Real Madrid in Coppa Campioni. Lo show dell'uruguaiano comincia al 20esimo. Lancio di Zola, millimetrico per Fonseca, sinistro vincente 1-0. In avvio di ripresa al 9° minuto, Roberto lasciato incustodito dopo l'intervento a vuoto di Francini realizza l'1-1, ma si tratta solo di gioia effimera. La partita si scalda e a farne le spese il difensore Chiche, apparso troppo caliente. Dopo la sostituzione di Francini per Careca, il Napoli ritorna in vantaggio. Al 14esimo ancora Fonseca sfrutta al meglio l'assist dello svedese Tern. Fonseca non soffre di solitudine, al 19esimo porta a 3 le reti partenopee. L'azione inizia da Zola, invito per Policano che serve l'assist sul sinistro di Fonseca e dunque ancora sotto il Valencia che soffre per lo strapotere del Napoli. Al 30esimo c'è la reazione della squadra di Gus Iding. L'assist di testa del bulgaro Penev per il tentativo di Fernando che si stampa sulla traversa. Il 4-1 giunge a due minuti dal termine, il solito Fonseca
per il quale ormai le porte della storia nella serata spagnola sono aperte, che mette il pallone al di sotto del portiere Sempere. E ad un minuto dal termine il punteggio assume la proporzione definitiva con il solito scatto di Fonseca, che si permette anche il lusso di finte in area per depositare poi la sfera in fondo alla porta spagnola. Fonseca batte Valencia 5-1. La Juventus vuole sfatare un sortilegio. A Genova negli ultimi anni le è sempre andata male e ha perso anche l'Europa. E vuole collaudare soprattutto la sua reale forza in trasferta. Trapattoni lascia fuori Julio Cesar, il libero è Carrera, affidando all'esordio di Platt il ruolo chiave di interditore nella sua tre quarti campo e di alternativa importante per l'attacco. Ne caverà fuori un confortante pareggio dopo una partita forse troppo accanita, bella a tratti e comunque appassionante grazie anche ai progressi del Genoa. La prima mezz'ora è quasi tutta bianconera. L'autorete di Ruotolo, pressato da Carrera su cross di Di Canio, sembra il prologo di un punteggio rotondo. Le occasioni buone per la Juve arrivano ma passano via e il Genoa riesce piano piano a organizzarsi meglio, anche se le difficoltà di una squadra spesso troppo allungata ci sono e si vedono. La solita nemesi sul finire punisce la Juve. Al pallone spedito in gradinata da Di Canio e al mancato 2-0, il Genoa risponde con un geniale suggerimento di Branco a Padovano, che questa volta riesce a far dimenticare per un attimo Aguilera e ristabilisce la parità. Nella ripresa, Köhler infortunato resta fuori, Dino Baggio va al centro e Marocchi sulla sinistra. In avanti Roberto Baggio e Vialli vogliono dimostrare a Tacconi che sono davvero dei leader, ma improvvisamente il Genoa va in vantaggio dopo la solita punizione bomba di Branco, che consente a Scuravi di rompere il ghiaccio col gol. Quando l'arbitro Collina caccia Di Canio per proteste e Panucci rileva Branco, la Juve mostra l'orgoglio delle vere grandi e il Genoa, pur in 11 contro 10, si rintana troppo in area. Solo qualche scorribanda di Scuravi e un guizzo di Van Schip ridanno fiato alla retroguardia e alla mezz'ora la pressione bianconera crea il gol del pareggio, auspice uno scambio raffinato tra Baggio e Platt che risolve senza scampo. Il tempo per l'espulsione di Caricola e per l'ultimo tentativo del Genoa e alla fine tra Pattoni e Giorgi qualche rimpianto lo hanno, ma lo celano molto bene. Questa Juve di oggi in campo esterno ha disputato una grandissima gara di personalità, di gioco e di occasioni mancate. Preoccupato per la fuga del Milan? No, non ancora, perché il calendario poteva anche presupporre. Se guardiamo dalla prima gara adesso poteva starci un punto di differenza, ne ha due, però un calendario è un campionato estremamente difficile. Questa Juve vista oggi, vista domenica, sicuramente mi fa essere molto fiducioso. Ma contro una grande mi ha visto il ritorno al gol delle due punte, un piano organizzativo sicuramente qualcosa di più e meglio. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta, guarda caso, quando noi eravamo in 11 e loro in 10, ma abbiamo visto anche la forza reattiva di questa Juventus che non ha mai mollato, quindi buoni progressi, partita vera, calcio inglese secondo me. Qualcuno dice un po' troppo? Beh, qualche piccolo eccesso accade, però niente di cattivo. Iniziamo con la vittoria dell'Inter al San Paolo sul Napoli per 2-1, in vantaggio i nerazzurri al 54esimo con Summer. Il raddoppio della squadra di Bagnoli arriva al 57esimo ad opera di Schillaci. All'84esimo Fonseca di testa sigla il gol della bandiera per i partenopei. Milan-Atalanta 2-0, al 56esimo Massaro sblocca la situazione e al 68esimo è Van Basten a siglare il raddoppio. Genoa-Juventus 2-2 in vantaggio, i bianconeri al 15esimo con Carrera. Il momentaneo pareggio del Genoa arriva al 45esimo con Padovano. Al 53esimo è Scuravi a portare in vantaggio i rossoblù, ma al 77esimo l'inglese David Platt firma il definitivo 2-2. Al Delle Alpi il Torino supera il Parma per 3-0, Aguilera sblocca il risultato al 22esimo su calcio di punizione e si ripete al 45esimo su azione di contropiede conclusa con questo pallonetto. Al 66esimo infine serve Casagrande, il cui colpo di testa consente al Torino di chiudere il match sul 3-0. Fiorentina ancora 7-1 in vantaggio i marchigiani al 15esimo con Detari, il pareggio della Fiorentina al 20esimo su autorete di Pecoraro. Al 34esimo è Di Mauro a siglare il 2-1, mentre al 39esimo va in gol Laudrup. Al 50esimo è la volta di Baiano, servito da Effenberg. Al 65esimo lo stesso Baiano con un tiro cross consente a Di Mauro di siglare il 5-1. Il 6-1 arriva al 71esimo ad opera di Laudrup, mentre al 75esimo è Luppi a mettere a segno l'ultimo gol del match. Roma-Foggia 3-1, in vantaggio i giallorossi al 16esimo con Canigia servito da Giannini.
Lo stesso capitano giallorosso al 20° va in gol al termine di una iniziativa di Bonacina. Ancora Giannini al 60° porta a 3 il bottino giallorosso. Splendida al 74° l'azione che consente a De Vincenzo di siglare il gol della bandiera foggiano. Sampdoria batte Udinese 2-1 in trasferta, in vantaggio i blu cerchiati al 24° con Jugovic al 57°, Balbo sigla il gol del pareggio udinese, mentre all'87° è Lombardo a dare la vittoria alla Sampdoria. Cagliari-Lazio 1-1, al 75° è Cappioli a siglare il vantaggio sardo, mentre all'83° un colpo di testa di Signori consente alla Lazio di uscire imbattuta dal Sant'Elia. Brescia-Pescara 1-0 con gol messo a segno da Raducioiu su calcio di rigore. Vediamo la classifica della Serie A dopo 3 giornate di campionato. Il Milan a punteggio pieno con 6 punti, seguono Torino, Sampdoria con 5, a quota 4 Juventus, Inter, Brescia e Fiorentina, poi Napoli, Genova, Roma e Lazio a 3 punti, Parma, Pescara, Udinese, Atalanta e Cagliari 2, chiudono Foggia ed Ancona. Iniziamo con il pareggio per 1-1 tra Juventus e Roma, in vantaggio i bianconeri al 17° con una conclusione dal limite dell'area di Andy Müller. Il pareggio della Roma arriva al 20° con una diagonale di Aldair. 2-2 tra Inter e Fiorentina al Meazza di Milano, in vantaggio viola al 7° con Batistuta. L'Inter al 35° si porta sull'1-1 grazie ad una conclusione di Shalimov. Ancora in gol i viola al 39° e ancora con Batistuta. Il definitivo 2-2 porta la firma di Battistini. 2-2 anche tra Pescara e Torino, i Granata si portano in vantaggio al 14° con Scifo e raddoppiano al 39° con Aguilera, ma nel secondo tempo al 43° e al 46° Borgonovo firma la doppietta del pareggio. Ancora Napoli 1-1, in vantaggio i partenopei al 5° del primo tempo con Fonseca, il pareggio marchigiano arriva al 15° della ripresa con Detari. 1-1 tra Lazio e Genoa, in vantaggio i biancocelesti al 13° con Gregucci, si fanno raggiungere sempre nel corso della ripresa al 34° da Padovano. Atalanta-Cagliari 2-1, in vantaggio i bergamaschi al 12° della ripresa con Gans, il raddoppio degli atalantini al 24° porta la firma di Bordin. Di De Agostini su autorete il gol della bandiera cagliaritano. 2-0 del Parma nei confronti del Brescia al 25°, Osio al 41° il raddoppio è di Cuoghi. 1-0 della Foggia contro l'Udinese, il gol che decide l'incontro al 32° è di Petrescu. Ed ecco ora come si presenta la classifica della Serie A dopo 4 turni. In testa la coppia Torino-Milan con 6 punti seguita da una lunghezza. Sono imposti anche all'Arnaca con un netto 4-0. Ha aperto le marcature Ravanelli al 14° con un preciso diagonale. Il raddoppio è stato messo a segno dal tedesco Köhler al 39° con una potente conclusione da fuori. Ecco, la stiamo vedendo. Nella ripresa la doppietta di Casiraghi, tornato al gol dopo un lungo periodo. L'attaccante bianconero va in rete per la prima volta al 21° anticipando difensore e portiere. Poi si ripete ad un minuto dalla fine con un colpo di testa a fil di palo. Nella Juventus erano assenti sia Vialli che Roberto Baggio, risparmiati da Trapattoni in vista del campionato. Era finita 1-1, il raddoppio proprio in chiusura di tempo lo mette a segno Abfalterer. Dopo questo cross dalla destra irrompe e realizza il 2-0 conclusivo, si qualifica l'Admira Wacker. Ed eccoci in Coppa UEFA per l'incontro di Bruxelles tra Anderlecht e Ibernia in Edimburgo. 1-1 il risultato, vanno in vantaggio i belgi con Nilis al 5° minuto. Scozzesi subito in avanti e al 14° è Jackson a trovare l'1-1. Risultato che non cambierà fino alla fine, 2-2 all'andata, si qualifica l'Anderlecht. Sempre in Coppa UEFA, clamoroso a Mosca l'eliminazione della Manchester United ai calci di rigore, 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno. Si va dunque ai calci di rigore, Schmeichel, il danese, para ben 2 rigori per la squadra inglese, ma 3 errori dal dischetto di McLaren, Pallister e Bruce condannano la squadra inglese all'eliminazione. Ed ecco l'ultimo errore degli inglesi dal dischetto, si qualifica la Torpedo Mosca. Rimaniamo in Coppa UEFA per il Real Madrid che travolge 4-0 i rumeni del Timișoara. Primo gol di Alfonso al 28° con uno splendido colpo di testa. Il raddoppio di Luis Enrique arriva nella ripresa al 58°. Al 65° terza rete per i madrileni, la messa a segno Snyder con un tocco
Felpato. 4-0 di Michel all'87esimo. Si qualifica il Real Madrid dopo l'1-1 in Romania. Torniamo in Coppa delle Coppe per l'1-1 in Danimarca tra l'Aarhus e l'AIK Stoccolma. In vantaggio gli svedesi al 20esimo con Simpson. Ma pareggiano i danesi nella ripresa con Harder al 67esimo e in virtù del 3-3 conquistato a Stoccolma si qualificano al secondo turno. Bene, dopo questa carrellata di gol, rivediamo con ordine quelli che saranno gli impegni tra oggi e domani nelle coppe europee delle squadre italiane, partendo proprio dalla Coppa dei Campioni. L'Olimpia Lubiana incontra... A 5 secondi al termine, Coldebella va alla conclusione da 3 punti, grandissimo canestro di Claudio Coldebella proprio allo scadere termine il primo tempo, 43-28 per la Croazia. Primo. Sì, è un punteggio abbastanza severo, ma era anche prevedibile, l'unica cosa che non era prevedibile è che noi segnassimo così poco, questo diciamo è il rammarico in questa situazione un po' critica della nostra squadra nazionale. Bene, dunque al termine del primo tempo 43-28 il punteggio in favore della Croazia. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. È la gara a tappe più prestigiosa del ciclismo mondiale, da San Sebastian attraverso le strade di Bruxelles, Lussemburgo, Sestriere fino all'arrivo di Parigi. 21 frazioni dal sapore europeo inseguendo la mitica maglia gialla. Tour de France, tutte le tappe in diretta. Primo appuntamento oggi alle 18:10. Offerto da Miele Ambrosoli, dà luce alla tua giornata.